Ciao ragazze, allora, sono un po' schizzata perché in realtà tra un po' devo andare a lezione, sono andata stamattina, sono tornata a casa, ho pranzato e adesso corri corri, si riparte, forse pure per quello mi vedete un po' con la faccia sbattuta perché stamattina sveglia presto e ero indecisa in questo frangente, visto che sono stranamente, leggermente in anticipo, di girare un video. In realtà volevo farvi un video sui capelli perché insomma oggi mi sembravano carini. E quindi dico dai, c'è un look che potrebbe andare bene per i capelli, solo che vedete qui già un'anteprima che in realtà non si tratta di capelli, ma vi parlerò, continuerò la serie di video sulla cura del viso perché per i capelli ho davvero tante cose, non sapevo adesso all'improvviso come distribuirle anche in più video volendo oppure fare un video lungo e quindi ho deciso di fare questo che dovrebbe essere un po' più corto perché sono meno prodotti. Quindi colgo l'occasione anche per chiedervi il parere se fare un video sui capelli diviso in due parti e poi vedrò io un po' come dividere i prodotti, oppure se comunque per voi va bene anche un video abbastanza lungo dove vi parlo di più prodotti, anche se la mia paura è che poi parlando di troppi prodotti non faccio una recensione accurata su ognuno perché comunque tendo ad andare un po' più veloce. Va bene, allora quindi appunto vi dicevo nell'altro video dove vi facevo vedere la mia skincare routine, creme contorno occhi, labbra e creme viso. Adesso parliamo un attimo di come mi strucco e dei detergenti che utilizzo per il viso. Partendo dal presupposto che comunque quelli che vi ho fatto vedere nei precedenti video, anche se non sono presenti qui perché casomai li ho finiti, li ho terminati e non ho ancora ricomprati, comunque appunto sono ancora validi, tipo il detergente della Sien, quello con i microgranuli oppure anche quello là semplice in gel, mi continua a piacere tanto e vi dicevo, mi preparo con voi che comunque mia madre pure lo ricompra sempre a casa giù e quindi quando sto là uso quello tranquillamente. Invece adesso sto utilizzando come detergente appunto per il viso questo qui dei Provenzali che ho perché usciva qualche tempo fa sempre da un giornale. Dico sempre da un giornale perché avete visto pure la crema contorno occhi, comunque la reperisco in edicola, quindi ecco. E questo è per l'appunto detergente viso con burro di karité nutriente dei Provenzali per tutte le pelli, quindi in effetti è un detergente che va bene sia per pelli secche perché comunque c'è la presenza del burro di karité che è comunque un nutriente e è molto delicato. Si presenta in gel, un gellino, ha quell'odore tipico che i provenzali associano al burro di karité che a me non è che faccia proprio impazzire. Infatti io trovo i prodotti provenzali molto validi, però hanno questi odori che non sono per niente accattivanti. E infatti ho detto anche in più video che secondo me dovrebbero puntare un po' di più sulla scelta delle fragranze. Comunque qua dice formula detergente. La consistenza cremosa, oddio, cremosa non direi perché appunto è proprio un gellino trasparente ed arricchita con olio di karité, ah non burro di karité ma olio, dalle note proprietà nutrienti e restitutive. Va bene, comunque essendo comunque una marca naturale, ecco anche lì ci dovrebbe essere buono e infatti cosmetico di origine naturale anche certificato. E niente, mi ci trovo bene, anche lo spruzzino così che, però con una bucciata sola non ce la fate, faccio tipo 3-4 bucciatine così perché ne esce veramente poco. Questi 200 ml, ma mi sta durando davvero tanto, quindi anche se è bella compatta la confezione, comunque appunto 200 ml vi dura anche abbastanza perché appunto un po' il dosatore vi aiuta a non sprecare il prodotto e poi non ce ne vuole una grande quantità. Comunque fa anche una bella schiuma, può essere utilizzato anche quella spazzola per la detersione del viso e delicato mi ci trovo bene, però questo io lo utilizzo solo la mattina oppure la sera se non mi sono truccata, perché quando mi trucco il primo step che faccio è struccarmi con l'acqua micellare e mi sto trovando molto bene, infatti l'ho anche ricomprata con l'acqua micellare della Neutro Robbers.
E questa anche dovrebbe avere sì, il 95% di origine naturale gli ingredienti, e quindi anche qui ci troviamo quindi su un buon inci. Quest'acqua micellare è tra le migliori che ho provato. Io mi trovo molto bene con questa, però a volte compro anche quella della Garnier, però col tappo rosa, perché quella col tappo verde non mi è piaciuta. E mi sono trovata molto bene anche con quella della L'Oreal, però ecco, questa ha il valore aggiunto di avere comunque dei buoni ingredienti. Ha un profumo di pulito che mi piace, proprio gradevole sul viso, vi lascia quindi la pelle struccata, fresca, e rimuove bene il trucco senza che voi dobbiate troppo sfregare, e quindi ovviamente la pelle non ne risente, cioè nel senso non si arrossa, è molto delicata come struccaggio. Quando ho molto trucco comunque devo passare più dischetti, vabbè, ma quello è normale, però il potere struccante di questa crema, di quest'acqua micellare, a me piace tanto, e quindi niente, ve la consiglio. Si trova anche in offerta a 3,50 euro, ho visto, non mi ricordo dove l'ho vista, proprio in questi giorni. Penso da Idea Bellezza stava in offerta. Sono 200 ml, e quindi diciamo che è un'acqua micellare dal prezzo medio-basso. Ok, poi dopo aver passato quindi il dischetto con l'acqua micellare, io vado con questo prodottino qui. Allora, questo prodotto io ce l'ho da tanto tempo, lo sto utilizzando veramente da tanto tempo, perché a me comunque i prodotti per il viso mi durano tanto. Questi sono 150 ml, e vi dico questo perché questo sarebbe uno di quei prodotti che Sien non ha nella linea permanente, ma che mette ciclicamente, perché almeno io ultimamente non l'ho rivisto. E nello specifico è 3 in 1, quindi dovrebbe struccare, remover makeup, detergere e tonificare il viso. Ok, cioè, struccare solo con questo non ve lo consiglio, però appunto, dopo aver passato bene un dischetto, una salvietta, quello che utilizzate voi, insomma, per togliere il crosto, il latte detergente, quello che volete, poi per andare quindi a rimuovere eventuali residui di make-up, mi trovo benissimo con questa, che è una mousse. Infatti ha il classico erogatore per le mousse. Era anche vabbè, incastrato giù, e questa è limone e lemon balm, non so cosa sia. 3 in 1, buccia di limone ed estratti di foglie di melissa d'agricoltura biologica controllata. E questo qui è l'inci. Comunque, penso che non dovrebbe essere malaccio. Mi piace perché appunto è questa mousse molto delicata, e mi trovavo molto bene con la mousse al riso Venere di Bottega Verde, che però hanno, non so perché, hanno tolto dalla produzione, e è rimasta, se non erro, quella all'aloe e mi sembra al melograno. Però a me i prodotti all'aloe di Bottega Verde hanno un odore che non mi piace, è troppo maschile, troppo forte, e quindi diciamo che questa è un'ottima alternativa, anche molto più economica, perché adesso non ricordo quanto l'ho pagata, ma al massimo 3 euro. E quindi è questa mousse molto delicata che io vado, quindi agito, la spruzzo, questa nuvoletta di mousse, e la vado a massaggiare sul viso, anche sugli occhi, non mi brucia. Poi vabbè, dipende anche dalla vostra poi sensibilità, però io sugli occhi mi trovo bene, non mi dà problemi, quindi anche eventuali residui di mascara vengono via. E poi risciacquo tutto, e appunto ho questa bella pelle fresca. L'odore cioè non è di limone forte, oddio, è un poco tipo detersivo l'odore, però è leggero, quindi non dà fastidio. Dopodiché, quindi, il viso è pulito, struccato, lavato, e quindi vai di dischetti, vai di un po' comunque la pelle, voglio dire, si sensibilizza un attimino, e quindi come primo step di idratazione vado a mettere questa,
che appunto è della stessa marca dell'acqua micellare, cioè la Robers, e l'acqua distillata alle rose e tonico rinfrescante. Negli ingredienti leggo acqua, estratto di rosa, poi altra rosa, rosa canina e glicerina, e poi giù penso che ci siano degli ingredienti non proprio verdi. Vediamo se riesco. Io spero che si legga l'inci di questa, che è l'unica cosa, penso, un po' meno bio. Però vi dico, io mi trovo davvero bene con questa. Avevo preso per sbaglio il formato mini a 2 euro, pensando, non so perché, presa al momento, che fosse l'acqua micellare, invece poi ho letto bene, ovviamente era il tonico. Però io mi ci sono trovata talmente bene che poi ecco, ho preso la versione grande, che mi sembra stia sui 3-4 euro, e sono 300 ml, quindi dura anche parecchio. Ha l'erogatore così, proprio a boccettina libera, ha un profumo molto buono. Infatti questa può essere utilizzata anche sul cuscino prima di andare a dormire per conciliare il sonno, e comunque ha molti utilizzi, oltre che come tonico per il viso, ha anche altri utilizzi che adesso non ricordo. Però ho visto su Facebook che c'è una pagina proprio della Robers dell'acqua micellare, ci sono queste varie chicche, e mi ricorda appunto questa di mettere qualche goccia sul cuscino per conciliare il sonno, perché questo odore in effetti è molto rilassante. A volte, quando tempo, quando voglia, la utilizzo anche la mattina, non solo la sera dopo lo struccaggio, e in effetti dà questa luminosità al volto, questo rinfresca molto la pelle, e quindi ideale prima di andare a mettere le creme. Mi piace un sacco. Vi dovevo dire un'altra cosa, mi sono dimenticata su questa. Che vi dovevo dire? Non lo so, se mi viene in mente ve lo dico dopo. Comunque, sì, adesso vedo in controluce che ci sono delle strane cose che galleggiano, però penso sia normale. Ah, oppure, siccome vado a pusciare con il cotoncino, forse qualcosa è caduto dentro, qualche cotoncino. Però ecco, questa mi piace un sacco. Anche perché, ah ecco che cosa vi volevo dire, che io non usavo quasi mai il tonico, cioè proprio uno step che non ritenevo utile, non lo so, era uno step in più che non mi andava mai di fare. Invece, da quando ho provato quella, proprio mi viene la voglia di utilizzare il tonico. Quindi sì, ottimo, anche se non utilizzate il tonico, quindi provate queste e vedete che poi vi viene voglia di utilizzare il tonico. Ultimo prodotto che non uso tutti i giorni, in questo caso però appunto ve ne voglio parlare, è questo gel detergente sfoliante La Vivi Verde Coop. Non lo uso tutti i giorni perché comunque diciamo una funzione di scrub, anche qua dietro c'è scritto, mi sembra, che comunque vada utilizzato tipo 2 volte a settimana, anche se è talmente delicato che secondo me si può utilizzare un giorno sì, uno no, poi dipende dalla vostra pelle. Però è molto molto delicato, perché non ha i granuli proprio di quelli che grattano, ha dei granuli molto delicati, fa questa schiumetta molto delicata e ha un profumo che mi piace un sacco. Proprio sì, un profumo pulito, bello, che rimane là sul viso e voi state là, vi rilassate, mi piace un sacco. E qua anche contiene almeno il 98% di ingredienti di origine naturale, sono prive di oli minerali, polimeri e sintetici. Principi attivi responsabili dell'efficacia sono tutti di origine vegetale, senza oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG e polimeri sintetici. Quindi anche qui stiamo parlando di un prodotto con buon inci, e mi piace utilizzare quindi un paio di volte a settimana per fare lo scrub, uno scrub delicato, perché in questo momento non ho bisogno di uno scrub molto profondo. Però se voi cercate uno scrub molto profondo, io già vi avevo suggerito tempo fa lo scrub ai fiori di ciliegio dell'Eurospin, fiori di magnolia. La confezione arancione adesso non ce l'ho qui, però ce l'ho a casa giù, ogni tanto lo faccio, e quello veramente, perché ha all'interno dei granuli di pietra pomice,
Quindi è delicato perché comunque sul viso, voglio dire, non è che ci possiamo andare a mettere i sali del Mar Morto, il Talasso Scrub, però proprio perché sono piccoli piccoli e quindi vanno proprio nel profondo e puliscono bene. Dopo una bella crema idratante e il gioco è fatto. Invece se avete una pelle un po' più delicatina, io questo qua ve lo consiglio perché appunto è molto molto delicato e comunque fa bene il suo lavoro. E niente, quindi questi erano i miei prodotti per il viso. In realtà ci sono altri che non mi sono piaciuti e infatti vorrei farvi anche un video dei prodotti bocciati, dove mettervi un po' le cose che non vi faccio vedere ovviamente in questi video, perché in questi video vi faccio vedere quello che mi piace e che sto utilizzando con piacere. Quindi diciamo che ho un po' di idee in testa per altri video, spero che presto possa girare tutto in modo tale che appunto di mettere in pratica queste mie idee. Spero che vi faccia piacere e che continuate a seguirmi ovviamente. Vi ringrazio di aver visto tutto il video, vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima.